Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Quest'oggi voglio parlare di un argomento molto delicato e allo stesso tempo tremendo, ovvero mi sto riferendo all'indagine che l'agenzia italiana giornalistica ha pubblicato nei giorni scorsi, da cui emerge che sulle strade italiane ogni 32 ore avviene un morto in bicicletta. Questo ragazzi è un dato tremendo perché vuol dire che ogni giorno e mezzo un ciclista perde la vita sulle strade italiane. Questo non dipende soltanto dal comportamento che adottiamo noi ciclisti sulla strada, dipende ovviamente anche dal comportamento che adottano gli automobilisti, ma non solo. C'è infatti una terza parte che molto spesso viene sottovalutata ed è, diciamo così, il mantenimento delle infrastrutture, delle strade, delle piste ciclabili, che in Italia, ahimè, sono veramente pessime. Per quanto riguarda quello che dobbiamo fare noi ciclisti, beh, dobbiamo sicuramente attenerci al codice della strada, utilizzando la parte destra della corsia, anche se a volte è quella peggio tenuta perché possiamo trovarci strade, cigli e malmessi, però meglio stare a destra che rischiare di essere investiti da un automobilista. Ovviamente poi dobbiamo indossare sempre tutti i dispositivi di sicurezza, il casco in primis va indossato bene e questo sicuramente riduce di molto il rischio di morire se siamo travolti da un mezzo. Ovviamente, oltre a questo, dobbiamo anche segnalare bene la nostra posizione con dei dispositivi luminosi, ponendo posteriormente un faro, un LED rosso e anteriormente un faro o un LED bianco, in modo che la nostra posizione sia sempre segnalata agli automobilisti, sia che ci vengano incontro, sia che ci arrivino da dietro. Possiamo adottare altri tipi di comportamenti? Beh, sì, come ad esempio indossare materiale catarinfrangente se usciamo nelle ore prossime, al crepuscolo. Questo sicuramente aiuta la visibilità. Inoltre, non dobbiamo mai, quando usciamo in gruppo, lo so che è difficile, lo so che in gruppo c'è anche la bellezza di stare l'uno accanto all'altro, ma non dobbiamo mai stare l'uno accanto all'altro occupando gran parte della carreggiata. Questo è molto pericoloso, anche perché molti automobilisti queste cose non le capiscono e pensano di essere padroni della strada e se ne fottono, scusate la parola, di quello che stiamo facendo. Allo stesso tempo però agli automobilisti è chiesto anche a loro il rispetto del codice della strada, cioè quando sorpassano un ciclista almeno devono passare ad almeno 1,5 m da noi, magari lo devono fare anche a una velocità ridotta, ci devono in sostanza lasciare lo spazio di manovra e ovviamente devono capire che una macchina che pesa 2 tonnellate ha un potere dirompente su una bicicletta che pesa 10 kg. Quando pesa tanto con un ciclista sopra. Quindi l'appello che faccio agli automobilisti quando vedono arrivare un ciclista è di porre davvero la massima attenzione. Infine, quello che dobbiamo fare, o meglio, quello che dovremmo chiedere alle istituzioni è quello di garantire delle strade sicure con una segnaletica evidente, una segnaletica anche ben chiara, soprattutto quella orizzontale, non solo quella verticale. Dobbiamo chiedere anche alle nostre istituzioni che ci tutelino con un manto stradale che sia all'altezza di un paese come l'Italia e magari la costruzione di strade adeguate, magari anche con piste ciclabili, in modo che i ciclisti possano utilizzarle per spostarsi in bicicletta. Io ragazzi vi dico soltanto questo, ponete sempre la massima attenzione quando uscite in bicicletta, da che mi è nata la bambina. Io penso continuamente a quanto sia pericoloso uscire in bicicletta e magari rischiare di non tornare più a casa. Questo, ragazzi, è un pensiero triste, lo so, siamo sotto le feste, pensieri tristi a volte è difficile metabolizzarli, però pensate sempre che quando siete in strada, purtroppo la strada è un posto pericoloso per noi ciclisti. Io comunque, ragazzi, qua sotto in descrizione vi lascio il cosiddetto kit salvavita dotato di casco, materiali rifrangenti, giubbini rifrangenti, faretti anteriori e posteriori. Magari, se ancora non li avete, questa potrebbe essere l'occasione giusta per comprarli e per rendere il vostro mezzo, la vostra uscita, sicuramente più sicura. Io, ragazzi, vi saluto qua, non ci rattristiamo troppo, prendetela non come un video triste, ma come un monito per tutti noi. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento come sempre e alla prossima. Ciao!